diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca. Ci fa piacere e onore, e quindi dicevo, il territorio è coinvolto e continua a... Un cordiale benvenuto dagli amici in bici. Con le telecamere guidate da Massimo Gallesi ci troviamo all'Hotel Dunan di Castiglione delle Stiviere per la presentazione dell'ottava edizione della Sudgarda Bike, una manifestazione suddivisa in due giorni che il 5 e 6 aprile prossimo animerà il piccolo grande centro di Medole nell'Alto Mantovano. Una manifestazione organizzata dallo Sport Natura Tour, pedale medolese del presidente Tazio Palvarini, che quest'anno ha già raccolto fino ad ora un numero considerevole di iscritti. Si parla già di aver superato la soglia delle 1000 iscrizioni. Con le telecamere di Amici in Bici guidate da Massimo Gallesi siamo alla presentazione dell'ottava edizione della Sudgarda Bike. Con noi ci sono il sindaco di Medole, patria di questa manifestazione, e l'assessore allo sport, Giambattista Ruzzanenti. Partiamo dal sindaco. Allora, un'ottava edizione che si presenta con tutti i crismi per un grande evento. Mi sembra proprio così, almeno questa sera l'impressione è nettamente questa. E nonostante appunto il periodo, che si potrebbe dire difficilissimo, diciamo storicamente, però qui gli organizzatori sono in piena tensione, hanno già preparato tutto, la partecipazione già di stasera si vede che è enorme, quindi credo che ormai ci siano tutte le condizioni per una riuscita straordinaria. E ovviamente ci fa onore, molto onore, perché vuol dire che tutta la comunità, anche territoriale, ma in particolare la nostra, partecipa a questa iniziativa in maniera travolgente, diciamolo così. Certo. Quindi siamo veramente, come dire, entusiasti. Allora, dal primo cittadino ovviamente passiamo all'assessore allo sport, Salvatore Comparetti. A lui il sindaco ha lasciato la parte un po' più pesante, tra virgolette, perché deve coordinare insieme a Tazio Palvarini tutta una serie di aspetti di questa manifestazione, che non è solo la gara del 6 di aprile, ma parte al sabato, esatto, con la baby bike e con tante altre iniziative che coinvolgono dai bambini alle famiglie. Esatto, è veramente così, perché in concomitanza appunto con la Sudgarda Bike facciamo anche la festa dello sport, dove cerchiamo di coinvolgere tutte le associazioni sportive e, come ha detto lei prima, giustamente vediamo di coinvolgere anche le famiglie, soprattutto i bambini, e la domenica mattina con la Family Bike, esatto, questo per valorizzare non soltanto lo sport, ma per valorizzare il territorio, per far conoscere i nostri prodotti tipici e nello stesso tempo fare solidarietà tra le persone, quindi vivere anche in periodi così non molto critici, cioè molto critici a livello economico, però comunque sia cercare di staccare un attimino la spina e vivere una giornata di serenità, divertimento e sport. Allora, ci vediamo il 5 e 6 di aprile in quel di Medole, diventerà la capitale del ciclismo, ma non solo, perché si parlerà anche di, l'assessore l'ha accennato, di solidarietà, perché questa manifestazione punta ad aiutare una famiglia, esatto, che ha un bambino colpito da leucemia. Sì, questa è un'iniziativa straordinaria, particolarmente tra l'altro toccante, perché è una situazione capitata nella nostra comunità improvvisamente l'anno scorso e che quindi è in cura molto, molto intensiva, ma che comunque sembra che stia dando dei risultati positivi. Dico sembra perché li abbiamo sentiti, i risultati effettivamente ci sono già, ma sono parziali, e quindi auspichiamo che brevemente si arrivi alla soluzione completa. E la solidarietà di tutti gli amici e la comunità tutti insieme, io ho già avuto occasione di parlare con la mamma di questo bambino, vedo che si sta ricreando insomma il clima positivo, per cui penso che ci porterà, come dire, a buon fine anche questa. E inoltre poi l'occasione è per far conoscere anche Medole, perché a Medole, lo dico spesso, abbiamo tanta arte, cultura, abbiamo la pala di Tiziano Vecellio, un'unica in tutta la provincia di Mantova, quindi insomma abbiamo delle peculiarità importanti e quindi occasione per far conoscere tutto, insomma. Allora invitiamo tutti gli appassionati, tutti gli sportivi, ma anche quelli che non sono appassionati, a venire a Medole, sì, perché sì, attraverso, sì,
lo sport, potranno ammirare un territorio, una comunità, un borgo, tra virgolette, che sa esprimere grandi potenzialità. È un'occasione davvero di passare una giornata straordinaria, quella della manifestazione, ma chi vuole anche un'altra giornata, diciamo in altre occasioni, perché lo spazio c'è, cioè ci sono le cose da vedere e da gustare tante, per cui c'è proprio la possibilità di trascorrere una giornata intera a Medole senza annoiarsi e divertirsi molto e, come dico sempre io, alimentando il cervello. Allora, ci vediamo il 5 e il 6 di aprile. Esatto, ci vediamo il 5 e il 6 in bicicletta e non in bicicletta, divertendosi. Grazie al sindaco e all'assessore allo sport. Grazie a voi. Alla presentazione dell'ottava edizione della Sudgarda Bike incontriamo Giovanni Redini, presidente del comitato provinciale FCI di Mantova. Allora Giovanni, una ottava edizione che si presenta con tutte le caratteristiche per lasciare il segno. Sì, mi diceva appunto Tazio Palvarini che hanno la possibilità di lasciare il segno, perché continuando a organizzare la gara come stanno facendo hanno la possibilità di far partecipare a questa gara anche corridori o amanti di questo sport come la mountain bike, anche stranieri, considerando, mi diceva proprio Tazio, che questo evento è nato 2 o 3 anni fa quando fanno quella il mese di settembre in strada. Hanno aggiunto dei pacchetti gli alberghi della zona e del Garda, nei pacchetti turistici hanno aggiunto questa gara, questa di aprile e anche quella di settembre. E addirittura mi diceva, guarda Redini, che abbiamo quasi 1000 atleti che vengono dall'estero, ed è un successo per tutto, successo per lo sport, successo per il turismo, un successo per gli organizzatori e gli sponsor, che quando la corsa oltre passano i 1000 o 1200 è sempre un gran successo, e questo è ciclismo, anche questo. Allora, in bocca al lupo, noi ci si vede il 5 e il 6 di aprile a Medole proprio per questa manifestazione. Sì, senz'altro, perché anche alla partenza l'inizio delle iscrizioni fino a quando fanno le premiazioni è sempre un'emozione. È un'emozione perché tanti corridori alla partenza così, in Italia ce ne saranno 5 o 6 gare, non di più, perciò è un evento che in provincia di Mantova per la federazione è un vanto, e ringraziamo gli organizzatori, Pedale Medolese, Tazio, Palvarini e Giovanni e tutte le persone che danno una mano per organizzare bene questa gara. Grazie. Grazie al presidente del comitato provinciale mantovano. Anche quest'anno la Sudgarda Bike numero 8 coinvolgerà il territorio di Cavriana. Allora, con il sindaco di Cavriana, Benur Tondini, che è anche un appassionato di ciclismo, parliamo di questa ottava edizione. Un'ottava edizione che ha creato già del grande entusiasmo. Sì, qui c'è da dare un grande merito a Tazio, perché da anni fa questo incessante lavoro e noi ne godiamo un po' dei riflessi, nel senso che tutto il territorio collinare, perché noi siamo portatori di interessi importanti, ne gode di riflesso, perché vengono promozionati i nostri territori. Siamo contenti che questo connubio prosegua. Dalle promesse di Tazio sembra che fra 2 anni si possa avere anche un campionato nazionale. Penso che per i sindaci, per il territorio, qualunque sia il sindaco in quel momento che governa in un paese, sia un fatto di orgoglio, di vanto. Allora, appuntamento anche con il primo cittadino di Cavriana il 5 e 6 di aprile per l'ottava edizione della Sudgarda Bike. Grazie mille, cercherò di non mancare. Alla presentazione dell'ottava Sudgarda Bike Castiglione delle Stiviere, nella affascinante cornice dell'Hotel Dunant, abbiamo incontrato Davide Trebbi,
della Garda Bike Pro Bike, che insieme con Tazio Palvarini collabora per alcune iniziative, ma soprattutto con lui parliamo delle iniziative che vengono organizzate dalla sua società, quindi Garda Pro Bike. Sì, certamente, ecco, Tazio rispetto a me molto ma molto più avanti. Io sono alle prime armi, ho la passione della bicicletta da anni, in quanto in passato ho corso in Toscana fino a dilettante. E niente, organizzo una gara per bambini che si disputa nel mese di luglio, un venerdì sera, una preserale, dove ecco, in questi anni sono riuscito a portare dai 250 ai 300 bambini. Poi quest'anno niente, col fatto che è deceduto un carissimo amico mio, Andrea Nencini, ex professionista nel team Polte della Colpac, abbiamo fatto un anno, due anni insieme degli allievi, mi avevo manifestato il fatto di fare una gara, di fare una squadra di juniores, e niente, mi ha spinto questo fatto qui a organizzare questa gara che ha avuto un buon successo. È stata disputata praticamente il 19 di ottobre a San Tommaso di Lonato, dove abbiamo avuto un testimonial importante come Giampaolo Caruso, che era presente ai mondiali, altri corridori come Gustov, Martinelli. Una manifestazione comunque ha portato circa 400 partenti, quasi 190 coppie iscritte. Quindi mi reputo abbastanza soddisfatto nell'organizzazione di questo evento. Quindi un occhio rivolto ai giovani per farli crescere con il ciclismo, ma soprattutto il ciclismo inteso a 360 gradi tra agonismo e promozione del territorio. Perfetto, sì, ecco, io ho la stessa iniziativa che a Tazio, che è quello di far gruppo, divertirsi e socializzare, far conoscere il territorio, che è la cosa fondamentale. Grazie a Davide Trebbi e in bocca al lupo per la stagione. Crepi, grazie, buonasera. Ospite d'onore della presentazione dell'ottava edizione della Stuttgarter Bike, Franz Hofer, vincitore della gara nel 2013. Un atleta che ha saputo cogliere grandi risultati e anche a Medole ha esaltato lo sport, la disciplina, la specialità della mountain bike. Sì, io sono stato vincitori qui l'anno scorso e sono stato forse anche un po' fortunato, però comunque è sempre un onore vincere una corsa di un certo livello, e è una corsa molto molto particolare perché ci vuole una tattica un po' diversa forse delle altre corse. Comunque ho corso bene, ho corso forte e sono stato molto contento di vincere questa corsa qua. Un percorso che è nelle caratteristiche tecniche di Franz Hofer, o Franz Hofer per questa partecipazione, quella dell'anno scorso che è andata a buon fine, ha dovuto prepararsi in maniera un po' particolare? Ma prepararsi, forse ci prepariamo tutti in un certo modo uguale, toh. Però comunque secondo me è stata una cosa, una scelta mia di correre con una strategia molto diversa, perché comunque nel finale sono 7 km di pianura e qua bisogna un attimino gestirsi quando attaccare, quando non attaccare, e per riuscire a leggere bene anche gli avversari. Io sono riuscito a fare, e secondo me grazie alla mia grande esperienza ormai. Per il 2014 abbiamo sentito dalle parole di Franz Hofer, mentre parlava con gli sportivi, con gli appassionati, che uno dei suoi desideri è tornare in azzurro e magari vincere anche qualcosa di importante con la maglia della nazionale. Sì, io ogni sportivo penso che abbia i suoi desideri. Mio desiderio, meno male, gli ultimi 2 anni sono ritornato in azzurro e sono contentissimo, ma comunque non mi basta qui. Io voglio raccogliere ancora qualcosa di importante e mi sento fortissimo, forse ancora più forte degli ultimi 2 anni, che sono stato già abbastanza forte e sto effettuando una preparazione buona. Per fortunamente non mi sono ammalato, sono qua, sono sereno, sono tranquillo e vincerò qualche gara importante di sicuro. Una promessa che ha fatto agli sportivi mantovani
cercherà di essere presente al via dell'ottava edizione della Sudgarda Bike. Sì, io, se sarebbe nel mio cuore di decidere di essere al via, di sicuro posso già garantire di essere al via. Purtroppo, o meno male, è il mio sponsor di decidere dove poi si va un po' a correre o no. Se io forse già adesso posso partecipare forte e vincere qualche altra gara per entrare nella nazionale, forse potrò saltare qualche gara internazionale, potrò essere in partenza qua a Medole. Se potrò essere a Medole, vi posso garantire che ci sarà di nuovo un spettacolo per vedermi davanti a lottare per vincere questa corsa qui. Allora, in bocca al lupo, a prescindere che tu possa esserci o meno a Medole, anzi tutti lo auspicano, perché lo spettacolo che hai dato lo scorso anno è ancora nella memoria di loro. Un in bocca al lupo per il 2014, che sappia darti tutte le soddisfazioni che tu stai ricercando dopo tanti anni di sacrifici. Grazie, grazie a voi, grazie agli organizzatori qua di Medole, e guarda che se posso garantire a tutti i corridori che loro veramente se le meritano di una partecipazione di tanta gente qui a Medole. Grazie. Grazie. Gli amici in bici sono qui con Tazio Palvarini per parlare di questa serata, ma per parlare dell'appuntamento del 5 e del 6 di aprile, ovvero Sudgarda Bike 2014, ottava edizione. Dietro le quinte un regista straordinario che ha lavorato con tanta passione e ha saputo coordinare un numero incredibile di volontari. Tazio Palvarini. Tazio, ottava edizione, hai già lanciato un segnale ben chiaro per la decima. Però parliamo di questa, di oggi, parliamo di oggi, ma parliamo del 5 e del 6 di aprile. Sì, un'edizione, l'ottava, sembra ieri che siamo partiti e siamo già all'ottava edizione. E abbiamo già un buon numero di iscritti, la crisi ha colpito tutti, ha colpito anche queste manifestazioni, però noi abbiamo continuato a battere il chiodo sulla qualità e mantenendo sempre alti servizi, e questo ci ha premiato. Continueremo sempre una due giorni, il 5 dedicata ai bambini, le famiglie, e la grande festa al parco con l'Aria Expo, il Bike Trial, e dopo la domenica parte la Gran Fondo su due percorsi, percorso da 24 km e percorso da 60 km. E poi pomeriggio i grandi uomini che abbiamo noi, tanti volontari che forniranno pranzi e cena per tutti gli appassionati che vorranno fermarsi a mangiare. Tazio, l'edizione 2014, il percorso sarà il medesimo dello scorso anno o avete pensato di cambiare qualche parte di esso? È stato cambiato leggermente alcune parti, abbiamo mantenuto le parti principali, quelle che sono più piaciute, le abbiamo mantenute, abbiamo cambiato alcuni tratti rendendole più caratteristiche delle nostre colline. Passiamo nei borghi più belli delle nostre colline, come Castellaro Lagusello, passiamo a Cavriana, Solferino. Il territorio è stupendo, adatto proprio anche un inizio di stagione, perché non ci sono salite enormi, ma è un susseguirsi di sali scendi. Questo farà sì che si divertiranno. Un aspetto che rende ancor più importante questa manifestazione è l'aspetto legato alla solidarietà. Stasera abbiamo avuto un momento di grande commozione, ma che dà il significato a tutto il vostro sforzo. La manifestazione vuole rivolgere uno sguardo e un invito e un input ad un giovane che è stato colpito da leucemia, e voi state aiutando lui e la famiglia a vincere questa gara, che è ancora più importante di quella della Sudgarda Bike. Sì, noi correremo già da settembre con la Gran Fondo col Nago, ma ancora più alla Sudgarda, perché il bambino ha sempre partecipato alle baby bike che noi abbiamo organizzato, e la loro famiglia sono nostri amici, ma questo è un grande sostegno che diamo alla famiglia, perché vogliamo vincere insieme a loro questa malattia.
è stato un momento molto emozionante dirlo prima e ancora adesso, però capisco ancora di più perché stiamo facendo questo. Queste manifestazioni, tutto quello che facciamo deve essere vicino al sociale, vicino a chi ha problemi, come in questo caso, ma anche come in questo momento che l'Italia sta passando. Se non ci sono queste persone, cioè volontari, non ci sono noi che organizziamo, che dà una mano a queste famiglie, perché ci sono tantissimi casi, tantissimi. Auguro alla famiglia, cioè, che vada tutto per il bene, noi ci siamo e invito tutti gli altri organizzatori ad avvicinare il nostro sport a questo sociale, a questi aiuti, perché fanno sì che non li lasciamo soli, perché un domani potrebbe capitare a noi di aver bisogno o altre che ci sono vicini. Allora, un in bocca al lupo per il 5 e il 6 aprile. Le telecamere di Amici in Bici saranno a Medole, saranno al fianco di Tazio, ma soprattutto racconteranno due giornate straordinarie. Crepi il lupo, grazie a voi, vi aspettiamo il 5-6 aprile. Siamo arrivati alle battute conclusive di questa presentazione dell'ottava Sudgarda Bike qui all'Hotel Dunan di Castiglione. Sono attorniato da belle donne e questa è una cosa che per me fa solo piacere, ma dobbiamo segnalare che proprio in chiusura di questa serata queste signore hanno preparato un gustosissimo buffet e che ha sicuramente creato, insieme all'entusiasmo, le premesse per una manifestazione straordinaria il 5 e il 6 aprile a Medole. Buona serata a tutti. Diamo al pane la forma giusta, perché ogni momento sia quello buono. Industria Molitoria Perteghella, dal 1915, al servizio dell'arte bianca.